Siamo nel castello di Sant'Angelo Lodigiano, che è uno dei più bei castelli Visconti della Lombardia. Ospita un museo, che è il Museo del Pane, per volontà degli ultimi conti, quindi il conte Gian Giacomo Morando Bolognini e la moglie Lidia Caprara, che hanno proprio espresso l'idea di creare una struttura che potesse avere un significato in termini di storia e anche sviluppo verso il futuro della ceralicoltura. In questo caso il castello è legato anche a una struttura di ricerca che appunto è l'Istituto Sperimentale per la Ceralicoltura, attualmente legato al CREA, che è il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, e che appunto si occupa di ricerca ancora per il miglioramento genetico dei cereali. L'ingresso al museo è segnato dalla presenza di questa statua che ci richiama allo sforzo, alla fatica del panificatore, un mestiere antichissimo, che ha tracce ancora nell'Antico Egitto o ancora prima. Il museo è stato creato in memoria di questo signore, che è Nazareno Strampelli, e per noi agronomi è un simbolo fortissimo, perché illustra la potenza del miglioramento genetico nel dare produttività, dare cibo, dare pane al mondo. Nazareno inizia la sua attività all'inizio del Novecento ed è uno dei grandi genetisti che innovano la ceralicoltura del XX secolo, con un'idea brillantissima, che è quella di ridurre la taglia dei frumenti. I frumenti all'inizio del Novecento erano alti, le varietà erano alte 1,60, 1,80, tanta paglia, poca granella, bastava un po' di vento per mandare tutto a terra, si riempiva di muffa e quindi diventava anche pericoloso per la salute. Strampelli recuperò una varietà giapponese che si chiamava Kakamuchi, la incrociò con una varietà nostra e ottenne i primi frumenti nuovi. E quindi noi produciamo quantitativi molto molto più elevati. Oggi arriviamo a produrre nelle zone migliori anche fino a 100 quintali per ettaro. Fate conto che in Italia nel 1910 si producevano 11 quintali per ettaro per il grano tenero e 7 quintali per il duro. E di questa operazione resta traccia nelle varietà create da Strampelli. Ad esempio il Mentana è un frumento già a taglia più bassa rispetto a quelli tradizionali, siamo intorno al 1,40 m di altezza. E poi vediamo come questo prosegua con varietà più vicine a noi, queste sono varietà degli anni 60-70 in Mara, vedete che siamo intorno ai 90 centimetri. È il segnale che qualcosa è cambiato. Ma anche i fratelli Taviani, quando hanno fatto il film La Lotta di San Lorenzo, volevano fare una rincorsa di persone che si rincorrevano nel frumento e si nascondevano nel frumento, e si sono resi conto che i frumenti non riuscivano più a nascondere nessuno perché sono alti 90 centimetri. Il lavoro di Strampelli è stato ripreso poi da Norman Burlau, che è un ricercatore americano che, finanziato dalla Fondazione Rockefeller, sperimenta negli anni 30 lo stesso tipo di tecnica usata da Strampelli e ottiene dei frumenti analoghi che diffonde in tutto il mondo. Sono i frumenti alla fine che oggi, fate conto, nutrono almeno 2 miliardi di persone che altrimenti non avrebbero avuto cibo. Burlau, per questa sua invenzione, che lui ha sempre riconosciuto essere frutto del lavoro di Strampelli, ha ottenuto il Nobel per la pace nel 1970. La figura di Strampelli non è stata sufficientemente valorizzata fino ad oggi, o almeno pende su di lui una sorta di dannazzo memoria, perché era legato al regime, quindi fu uno dei padri di quella ceralicoltura che poi fu usata per la battaglia del grano, quella per creare, appunto, legata all'autarchia del regime mussoliniano. Varietà di Strampelli, ricordo per esempio il senatore Cappelli con grano duro, per esempio, no? Che è una delle varietà create da lui. Oggi sono varietà che hanno un valore soprattutto storico, cioè per gli agronomi di oggi non hanno il valore del riuscire ad alimentare ancora il mondo con queste varietà. Oggi abbiamo delle varietà migliori, però voglio dire, ha iniziato una strada che poi è stata ripresa da altri e che ha segnato veramente un passo importante nella ceralicoltura mondiale. Ed è questo il lascito di questo signore che ha lavorato molto a Sant'Angelo Lodigiano, per cui questo ci ha indotto anche a dire facciamo qualcosa per onorarne la memoria. Ecco. E fu chiamato a Sant'Angelo proprio dai conti. Qui vedete una collezione molto particolare che è frutto della passione, del lavoro di una famiglia, la famiglia Gnecchi, appunto, che nel Bresciano raccolse tutto un numero abbastanza elevato, sono almeno una cinquantina di varietà di frumento diverse, con le spighe e la granella. È anche interessante che c'è un giudizio, anche esempio da scartarsi, non conviene,
da riprovare, non conviene, buona varietà. Quindi è il frutto dell'esperienza, diciamo, di coltivazione di diverse varietà, varietà che riconosciamo perché si differenziano l'una dall'altra per la forma della spiga, per la presenza o meno delle reste. Le reste sono una cosa che nei frumenti selvatici c'è sempre, nei frumenti domestici a volte non c'è. Abbiamo delle collezioni di germoplasma che mantengono, le banche del germoplasma che mantengono queste varietà, le moltiplicano periodicamente e le mettono a disposizione di chi deve fare miglioramento genetico. La collezione risale ai primi del Novecento, i cartellini sono datati 1903-1904 per la maggior parte. Dai cereali oggi dipende il 60% e oltre del fabbisogno calorico dell'umanità. In particolare abbiamo tre cereali che sono i principali in assoluto, sono il frumento, il riso e il mais. Questi fanno da soli oltre il 58%. E poi con gli altri arriviamo probabilmente intorno al 70% del fabbisogno calorico complessivo. Da questo questa sequenza di specie che noi abbiamo ovviamente illustrato portando le spighe. Quindi mostrando le spighe, perché la tipica infiorescenza dei cereali si chiama spiga oppure pannocchia, e allora abbiamo per esempio i frumenti hanno spighe, il mais ha spiga, stranamente si chiama pannocchia ma è un errore, e invece pannocchie sono quelle dell'avena per esempio, piuttosto che del miglio e del sorgo. Ecco. Il frumento viene domesticato 10.500 anni fa in Medio Oriente, nella cosiddetta mezzaluna fertile, da parte di un popolo che si chiamava il popolo dei Natufiani. Era un popolo che faceva caccia raccolta, era in una situazione ambientale molto adatta all'agricoltura e quindi in un momento di penuria iniziò a coltivare. Ovviamente allora non c'erano i frumenti tenero e duro, c'erano dei frumenti selvatici che avevano 14 cromosomi. Ecco, tra 6 e 9 mila anni fa i nostri progenitori vedono queste spighe più grandi comparire nei campi, erano degli ibridi interspecifici con altre specie presenti nei campi coltivati, li selezionarono, li selsero e raccolsero grano tenero e grano duro. Nascono quindi da una selezione ancestrale fatta da ignoti geni dell'agricoltura, ecco, diciamo così, che fecero qualcosa che di naturale aveva ben poco, perché siamo il frumento tenero a 42 cromosomi, il frumento duro ne ha 28, contro i selvatici che ne hanno 14. Un ulteriore protagonista nella vicenda di domesticazione di cui stiamo parlando, quella della mezzaluna fertile, è l'orzo. L'orzo viene domesticato insieme al frumento e insieme anche alle leguminose da granella, perché abbiamo pisello, abbiamo fava, abbiamo lenticchia e tutta una serie di leguminose che integravano le diete in qualche modo. L'orzo è importante, se pensate all'epoca di Gesù Cristo, gran parte dei pani che nostro Signore spezzava erano pani d'orzo, non solo frumento ma anche orzo. Tra l'altro, sempre a livello storico, ricordo un'altra cosa che per me è importantissima. Il frumento all'epoca quindi all'epoca dell'Impero Romano, per intenderci, era coltivato dal Giappone fino all'Irlanda, quindi copriva la fascia delle medie latitudini per un'estensione di alcune migliaia di chilometri, credo 5-6.000, 7.000 chilometri. Quindi ecco, la scelta del frumento come per l'Eucaristia ha un valore ecumenico che è veramente interessante. Intorno a 10.000 anni fa, in Estremo Oriente, tra Cina e India, viene domesticato un altro cereale chiave per la sicurezza alimentare umana che si chiama riso. Nel Centro America viene domesticato intorno a 9.000 anni fa un altro cereale chiave per la sicurezza alimentare umana che si chiama mais. Cosa dire? Oggi è un cereale che produce quantità molto superiori a quelle degli altri cereali, quindi è in espansione a livello mondiale, è veramente un dono degli dèi, ecco, per dirla con le civiltà, come lo consideravano d'altronde i domesticatori. In genere per la produzione di pasta e pane noi privilegiamo dei cereali che sono i frumenti. Frumento tenero e duro in particolare, sono privilegiati perché hanno una proteina molto particolare che si chiama glutine. Il glutine ha un effetto di creazione di bollosità, nel senso che quando si ha la fermentazione, fermentazione che è legata a un particolare lievito che si chiama quindi lievito di birra, Saccharomyces cerevisiae, si forma dell'anidride carbonica, questa sviluppa delle bolle
e in presenza di queste proteine le bolle restano stabili e quindi si crea la lievitazione del pane. Ecco, questa è la cosa importante. Al glutine si lega anche il fatto che la pasta resta compatta, resta appunto al dente, come diciamo noi. Può essere interessante riflettere sul perché 10.000 anni fa, in quattro parti del mondo che assolutamente erano non a conoscenza l'una dell'altra, si sono messe a coltivare come dei pazzi, e quindi è andato luogo a quattro civiltà, che sono la civiltà del frumento, abbiamo detto, in Medio Oriente, la civiltà del riso in Estremo Oriente, la civiltà del mais in America e la civiltà del sorgo sugli altipiani abissini. Perché in realtà, se guardate, le zone di domesticazione stanno tutte nella fascia intertropicale, dove era possibile, quindi in vicinanza dell'equatore, in cui era possibile fare agricoltura anche durante l'era glaciale. La vera differenza, secondo un ricercatore americano che si chiama Sage e che ha scritto un lavoro, o Sage se preferite, in anglosassone, e che ha scritto un lavoro su questo alla fine degli anni 90, è quella per cui la vera molla sarebbe legata all'aumento dell'anidride carbonica in atmosfera, che nel passaggio dalla fase glaciale, in cui ha 150-180 parti per milione, all'interglaciale aumenta passando a 280 parti per milione. Con questo aumento voi avete un aumento di produttività delle colture del 50%, il che giustifica un'attività coltivatoria che prima non era motivata. Questa è solo una teoria, purtroppo non siamo in condizioni oggi di dare una risposta definitiva. Queste vetrinette ospitano alcuni cereali, anche loro molto importanti per la storia dell'alimentazione umana. Iniziamo da due cereali che sono legati anche loro alla civiltà del frumento. E si chiamano segale, si chiamano avena, importanza ridotta, non sono particolarmente buoni per gli aspetti di panificazione, ma certamente sono interessanti perché insieme ai farri hanno una rusticità che li rende adatti a zone montane, per cui in periodi climaticamente di deterioramento climatico oppure in zone montane hanno avuto un'espansione veramente considerevole. Parliamo degli ultimi cereali che ci sono rimasti da descrivere, ma ultimi ma non da ultimi, perché parliamo del sorgo? Il sorgo è per noi il simbolo di una civiltà che è la civiltà subsahariana, nata in particolare nella zona etiope, in cui il sorgo è stato domesticato, parliamo anche qui intorno agli 8-10.000 anni fa. E tra l'altro la zona etiope è una zona interessante come centro di domesticazione di tutta una serie di specie vegetali. È zona d'altopiano tra i 1500 e i 2500 metri di quota in cui si sviluppa l'agricoltura in forme più evolute. E l'altro cereale che voglio ricordare è il miglio. Il miglio ha un areale di domesticazione in Africa e un altro in Asia, e comunque anche lui ha dato un contributo importante e lo dà tuttora alla sicurezza alimentare umana. In questa sezione viene descritto il ciclo culturale del frumento, ad iniziare dalla preparazione del letto di semina fino ad arrivare alla molitura e quindi alla produzione delle farine. La preparazione del letto di semina si svolge grosso modo tra il 15 settembre e il 15 ottobre, a seconda della zona d'Italia, prima a sud e poi a nord. La preparazione prevede in genere una aratura, che poi può essere sostituito da una minima lavorazione nelle condizioni magari di agricoltura conservativa, si passa poi al lavoro d'affinamento, quindi con l'erpicatura, per ottenere delle zolle molto fini, la dimensione ottimale tra 0,3 e 3 mm per ogni singolo glomerulo, che è l'ideale per l'adesione, perché il seme aderisca al terreno, che è quello che serve poi per una pronta germinazione, un pronto germogliamento. A seguire poi abbiamo tutte le fasi di sviluppo del cereale, dobbiamo immaginarcele perché qui non sono ovviamente presenti in tutte le fasi, e i lavori di coltivazione, che abbiamo delle zappe per esempio, abbiamo degli strumenti che ci ricordano il fatto che occorre fare degli interventi anche in fase culturale, fino ad arrivare poi alla raccolta, quindi mietitura e trebbiatura. Abbiamo parlato di mietitura e trebbiatura, ovviamente operazioni che tradizionalmente venivano eseguite con strumenti diversificati, il correggiato per la trebbiatura per esempio, per la mietitura ovviamente la falce messoria. Oggi tutto questo viene eseguito con macchinari che sono imponenti e sono le moderne mietitrebbie. Il frumento, una volta separato con la trebbiatura dagli involucri che lo delimitano, diventa quindi, viene messo in sacchi, viene al limite ripulito rispetto all'impurità che presenta, deve essere anche misurato per stimarne la
il quantitativo. La stima tradizionalmente veniva eseguita con strumenti che si chiamano appunto gli STAI e che sono dei misuratori volumici, quindi contengono un certo volume di cereali, si parla di volume. E questo è tradizionale, già in epoca romana si usava il moggio per fare lo stesso tipo d'operazione. Questa collezione di pani, composta da circa 500 pezzi provenienti dalle diverse parti del mondo, in parte rappresentative anche per le regioni italiane, è stata raccolta negli anni 30 ad opera sempre di Nazareno Strampelli, il quale voleva lasciare testimonianza in sostanza della varietà, della multiforme varietà dei modi in cui viene prodotto il pane nelle diverse parti del mondo. Pane come elemento di unificazione tra le popolazioni del pianeta, perché qui troviamo pani sostanzialmente di tutti i cinque continenti. In questa parte finale, questa sala finale del museo, illustra quelle che sono le fasi di lavorazione a partire dalla granella di frumento per arrivare poi al prodotto finale che è il pane. In questo caso abbiamo quindi la farina con le diverse sue componenti, crusche, cruschelli, farina fine e così via. Il tutto ovviamente serve, in particolare la farina, viene utilizzata quindi poi per la panificazione. E in questo caso si sfrutta l'impasto, si giova della presenza di una lievitazione che viene svolta da parte di un lievito, appunto il lievito di birra, che produce quindi lo sviluppo nel pane di questa bollosità che poi dà la fragranza e la consistenza tipica del prodotto finale. Ovviamente il lievito, perché il lievito possa operare, l'impasto deve riposare, viene messo all'interno di una madia. Ci può essere una lavorazione anche dell'impasto in modo tale da far sì che la bollosità diventi non troppo accentuata, in questo caso si usano le gramole. E poi ci sono altri strumenti più tecnologici come le impastatrici, macchine per segmentare in pezzi, diciamo, il prodotto in modo tale da poter ottenere pezzature idonee allo smercio. Il tutto poi ovviamente portato in forno e con una cottura che porta poi al prodotto finale che verrà poi commercializzato. In questo caso un forno più tradizionale, qui sulla sinistra, qui sulla destra, un forno da panettiere degli anni 50-60. I fornai sono presenti nel nostro mondo da migliaia di anni. Noi abbiamo un esempio per il secondo secolo d.C., il mausoleo di Eurasiace, vicino a Porta Maggiore a Roma, in cui questo panettiere del secondo secolo d.C., di epoca quindi imperiale, si sentì in dovere di immortalarne la propria attività e quindi presenta sul fregio tutta la descrizione delle diverse fasi di produzione del pane a partire dall'acquisto della granella di frumento. Interessantissimo, ci mostra un'attività tra l'altro industriale, perché queste ceste che poi partivano e andavano verso lo smercio in quella che era la città più grande di tutta l'antichità, era la Roma antica, la città di oltre 1 milione di abitanti, e quindi ceste come quelle che vedete qui sulla vostra sinistra, e quindi con cui quel bambino porta in giro pane, ecco. Pane che è vita, pane che è appunto è socialità, è modo di rapportarsi, raccordarsi tra di noi, ecco. La raccolta di oggetti per creare un museo è partita grazie all'iniziativa di Mario Testorelli intorno agli anni 70 circa. Contemporaneamente a quello che era la raccolta dei reperti veri e propri, lui ha capito l'importanza anche soprattutto per quanto riguarda le attività tradizionali, i vecchi mestieri, di filmare una certezza che scomparse questi artigiani, queste persone che avevano già una certa esperienza, ma erano anche avanti negli anni, sarebbe andato a finire in niente. Negli anni 70 ha fatto le riprese fotografiche e anche filmate della coltivazione della segale, dall'inizio proprio dalla semina fino alla mietitura, trebbiatura, eccetera, e anche la preparazione del pane. Questo strumento è lo schiacciapatate che veniva appunto posizionato sopra il paniere e vi si mettevano le patate lesse che poi si aggiungevano all'impasto quando la farina era magari poca, dato l'annata che non era andata bene. È un oggetto particolare che ci è molto caro perché questo è stato l'oggetto che ha dato inizio, che ha, diciamo così, ispirato Mario Testorelli a fare qualche cosa per salvaguardare
quello che erano le testimonianze del passato. Era già destinato ad essere bruciato, un suo ragazzo dalla scuola post elementare l'aveva portato a scuola e poi si era fatto dire dalla nonna, perché la nonna glielo aveva dato ma non sapeva lui che cosa fosse. E da qui è partita l'idea di fare un museo per raccogliere e conservare queste testimonianze importanti della vita della nostra valle. La segale veniva seminata verso novembre. Durante l'inverno il chicco germinava e iniziava a spuntare ai primi caldi. Lo si raccoglieva verso fine luglio o inizio agosto. Qui abbiamo lo staio a Steyr. Questa è l'unità fondamentale della segale. All'interno ci stanno più o meno 2,5 kg di segale. Veniva utilizzata sia per venderla, ma anche per sapere quanto campo si poteva seminare. Difatti, con uno staio pieno si riusciva a seminare all'incirca 200 metri quadrati di campo. Dato che veniva anche commerciata la segale, lo staio doveva essere controllato in modo che nessuno potesse rimpicciolirlo e venderne di meno allo stesso prezzo. Qua tutte le date, le varie date in cui è stato controllato e il marchio, vari marchi dei controllori. Dunque questo è un moulinel della Segert, detto nel nostro dialetto, e serviva per vagliare i chicchi di segale togliendo la pula e quant'altro di scarto, sassi o pagliuzze. Veniva azionato manualmente, ci sono delle pale che girano, facendolo girare velocemente le pale fanno aria e la segale da pulire da tutte queste scorie viene introdotta in questo cassone e poi finisce in uno scivolo. E l'abilità consisteva nel farlo girare velocemente introducendo aria in modo che le pagliuzze o altre non venissero poi convogliate da questa parte ma dalla parte posteriore. Facendo questa operazione dallo scivolo scendono i chicchi puliti, non ci sono scorie dentro, i quali poi vengono raccolti, insaccati e portati al mulino per la macinazione. Un'altra operazione accurata doveva essere quella di togliere, far passare i chicchi togliendo quei chicchi invece più grossi, erano praticamente la segale cornuta e doveva essere eliminata. Veniva eliminata ma non distrutta, nel senso che veniva raccolta, tenuta, conservata in casa e poi veniva venduta al farmacista. Ecco, questi sono chicchi di segale, la segale cornuta, che nel nostro dialetto si chiama ancora adesso la manna. Per effettuare questa operazione di pulitura, di vagliatura dei chicchi di segale veniva utilizzato questo strumento, cioè ossia il ventilabro, che però era di proprietà di un gruppo di famiglie o di parenti. Singolarmente ogni famiglia invece possedeva un vaglio, ossia un cesto che veniva utilizzato durante i giorni di vento, buttando in aria i semi in modo che il vento potesse far volar via la pula e dentro il vaglio ricadessero solamente i grani, i chicchi puliti. Da qui possiamo vedere la parte alta del mulino dove sono posizionate le due grosse macine di granito, al di sopra delle quali c'è un contenitore a imbuto dove venivano versati i sacchi di segale. I mulini un tempo funzionavano ad acqua, la forza dell'acqua dei torrenti e dei ruscelli, ed erano numerosi anche in Valfurva, direi quasi che ogni frazione aveva il proprio mulino. Lavoravano soprattutto nelle stagioni morte, cioè quindi poteva essere l'inverno, perché lo stesso mugnaio era anche il contadino, l'allevatore, che era negli altri mesi dell'anno occupato in altre attività. C'era un sistema che richiamava l'attenzione del mugnaio quando la segale si stava esaurendo dentro la tramoggia, ed era un semplice meccanismo
costituito da un bastone con in cima un campanello che si metteva in moto e suonava quando il bastone toccava la macina inferiore, scuotendola, e quella, a quel punto il mugnaio veniva, se non direttamente lui a guardare, veniva richiamato da qualche componente della famiglia, doveva andare, perché altrimenti il mulino girava a vuoto. Dentro questa cassone ci sta la parte più delicata del mulino, che è il burattino. Il burattino non è nient'altro che un setaccio di tela molto fine che lascia passare soltanto la prima qualità della farina, la farina più bella, quella che si userà anche per fare il pane, mentre invece le scorie più, diciamo, robuste, più grosse, che sono la pelle del chicco, data il fatto che sono un pochino più grosse, non riescono a passare attraverso la rete fine e vengono invece convogliate verso l'esterno e si depositano al cassone a parte, ed è la crusca. Crusca che, setacciandola ulteriormente, dà la seconda qualità di farina che viene impiegata per la preparazione del pane, e la parte più grossa della crusca viene invece data agli animali, al maiale o alle galline. Ci troviamo nella sezione del pane. Qui il forno veniva acceso all'incirca 2 o 3 volte l'anno, perché serviva moltissima legna per tenere vivo il fuoco che serviva per cuocere il pane di segale, il nostro tipico pane a forma di ciambella, con all'interno un buco così da poterlo appendere sulle rastrelliere oppure sui fili, per tenerlo lontano dai topi e anche per farlo seccare meglio. Si mangiava sempre secco. Questa è la granula del pane, che serviva per spezzettare il pane secco. Aveva queste barriere in legno, così che nessuna briciola andava persa, andava sprecata. La lama del coltello attaccata, così che è più facile da utilizzare ed è meno probabile tagliarsi. Una volta le mamme per i loro bambini facevano delle forme di pane a forma di animali, come l'oca, oppure dei bambolotti al poppin. Così loro potevano giocare e poi mangiarsi il loro panino. Facevano anche vari altri tipi di forme, tipo la spiga, la treccia, nelle quali spesso mettevano l'anice che raccoglievano nei prati, l'anice selvatico, così da dare un diverso sapore e fare dei diversi tipi di pane. Il pane di frumento veniva comprato solamente per le occasioni più importanti, come varie feste tipo Natale, oppure anche per le persone malate. Era un pane che costava molto e veniva comprato perché il frumento qua in Valfurva non cresce. Il pane di segale veniva confezionato, preparato e cotto familiarmente nelle case. Intorno agli anni 60 ancora esisteva in Valfurva un unico negozio di generi alimentari dove si vendeva anche il pane di frumento. Però non era prodotto dallo stesso negoziante che gestiva il negozio, ma lo stesso negoziante doveva, con la bicicletta munito anche di sacchi, di ceste, andare a Bormio ogni mattina presto dal fornaio di turno a Bormio e portarlo e rivenderlo.